Ben ritrovati cari telespettatori, siamo in diretta dallo studio di Fano TV con il sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera sindaco. Buonasera. Con il primo cittadino di Fano, tra poco daremo spazio alle vostre telefonate, alle vostre richieste, come sempre se volete intervenire per fare richieste, domande al primo cittadino potete chiamare ai numeri che vedete, anzi potete chiamare al numero che vedete in sovrimpressione che è lo 0721 86 14 33, mentre potete mandarci dei messaggi 338 4968 250 attraverso gli sms oppure con WhatsApp, però vi chiedo la cortesia di mandarci messaggi molto brevi, sintetici, ok? Allora, detto questo, chiedo soltanto 30 secondi in riferimento al nostro, alla vicenda di cronaca che ci riguarda, ovvero l'attentato incendiario che è avvenuto giovedì scorso. Non ci sono grosse novità, stanno continuando a indagare gli agenti del commissariato di Fano guidati e diretti da Stefano Seretti, però stanno continuando gli attestati di solidarietà nei nostri confronti, quindi io devo ringraziarli davvero tutti quanti. Gli ultimi in ordine di tempo questa mattina, per esempio Cesare Carnaroli, presidente del Corecom delle Marche, che ha fatto anche visita agli studi, poi il capitano dei Carabinieri di Fano, il capitano Alfonso Falcucci, così come il comandante della Guardia Costiera di Fano, il capitano Eliana Di Donato. Grazie davvero a tutti quanti e naturalmente tutti voi telespettatori che ci state in questi giorni così difficili, molto vicini. Allora adesso entriamo subito nel vivo della trasmissione. Allora ancora buonasera sindaco. Ho visto che lei si è organizzato anche con le risposte dell'ultima volta che ci siamo visti, dell'ultima puntata, quindi questo per dirvi che tutte le vostre telefonate, tutte le vostre segnalazioni, tutto ciò che voi dite in questa trasmissione, oltre ad essere pubblico per il fatto stesso che chiamate in diretta oppure perché ci lasciate un messaggio che viene detto e letto in diretta, ma vengono raccolti questi messaggi e poi il sindaco li elabora con la segreteria, li discute con i suoi assessori, con i dirigenti e quindi laddove possibile cerca di dare anche una risposta. Allora, mentre io mi organizzo, se lei vuole approfittarne... Io provo a dare delle risposte anche per un senso di serietà, perché questo appuntamento vuole essere anche un servizio. E ad alcuni ho già risposto in diretta alle domande che sono state poste nell'appuntamento del 22 febbraio, mentre quelle che non avevano avuto risposta, come ad esempio un signore che telefonò per le strisce per parcheggi davanti alla scuola di Fenile, posso dire che erano già programmate e entro fine mese verranno effettuate, se non lo sono già in queste ore già state effettuate, ma al momento della segnalazione stavano procedendo la squadra addetta a questo intervento nelle vie Lelli, Negusanti e via Nolfi. E fontanelle, viabilità da rivedere, l'osservazione è stata accolta, gli uffici ci stanno ragionando. Chiaruccia, programma fognature che deve svolgere ASET, anche questi interventi sono stati richiesti come opere di urbanizzazione della zona di Chiaruccia. Il metano in quella zona è già stato realizzato, invece per quello che riguarda la fognatura e l'acquedotto indicativamente verranno eseguite e inizieranno i lavori nel mese di giugno. Via dell'Abbazia, passaggi pedonali poco visibili. Al momento della segnalazione è stato inserito nel contratto di manutenzione il lavoro e quindi verrà effettuato a primavera. Primavera ci siamo, quindi settimana prima, settimana dopo, ma verranno eseguiti. Un signore da Cucurano aveva telefonato per le potature. L'ufficio mi informa che tutte le segnalazioni che verranno indicate in base alle disponibilità finanziarie verranno effettuate. E davanti all'asilo di Falcineto era stato segnalato il problema, chiedevano dissuasori perché c'è un problema di velocità e di visibilità degli accessi. Sono stati fatti dei sopralluoghi per quello che riguarda la visibilità e la segnalettica è ben indicata. Per quello che riguarda la velocità, effettivamente in quella strada le macchine percorrono con una velocità eccessiva e quindi faremo in modo che ci sia una maggior frequenza della Polizia Municipale. E Paleotta, angolo via Boccaccio, Boccignoni, via Modigliani, il dissuasore è inutile.
Allora, su questo va informato che il dissuasore in quella zona è stato chiesto insistemente da un'ampia parte della popolazione. Quindi una sola segnalazione che dice di toglierlo è insufficiente. È un po' poco. Quindi, allora cominciamo subito, sì. Dopo poi magari va avanti nel corso della puntata, sì. Può approfittarne. Sì. Io invece, come sempre, do la precedenza alle telefonate che arrivano all'86 14 33 e do subito il mio benvenuto alla signora Anna Dafano. Buonasera Anna. Buonasera allora. A tutti voi, buonasera signor Sindaco, buonasera. E a tutti gli ascoltatori. Allora, ho seguito le giornate del FAI, naturalmente come amante della città di Fano, un applauso per tutti i ragazzi che hanno fatto da cicerone, però una nota stonata la devo pur dire, l'accesso alla sala dei globi della biblioteca, per le persone che purtroppo sono nate prima, diciamo che sono grandi come età, che si vedono purtroppo non possono purtroppo accedere ai piani superiori per problemi di gambe, di difficoltà di deambulare, così pure per la sala manoscritti. Allora, a questo punto, visto che le ricerche sono facilitate per le persone che sono in pensione e che quindi hanno la possibilità di tempo disponibile, come si può ottemperare a questa cosa, come si può risolvere? Perché purtroppo io non posso più andare in biblioteca. Grazie signora Anna, prego. Grazie sindaco. Voi. Beh, questo è un palazzo storico, effettivamente anch'io voglio ringraziare il FAI per questa bellissima iniziativa che permette di restituire, di valorizzare tesori che ci sono nella città e nelle città del paese, perché le giornate del FAI ovviamente sono organizzate in tutto il paese. E la signora effettivamente ha ragione, perché per arrivare nei piani superiori bisogna fare una scalinata. Beh, l'unico rimedio può essere un ascensore. Ovviamente in una struttura come quella non è semplice, richiede un investimento significativo. Noi in questo ultimo anno abbiamo fatto interventi importanti di manutenzione su edifici pubblici, perché in diversi casi, penso alla Pinacoteca, penso al teatro, penso la sede comunale, ci pioveva dentro, quindi abbiamo fatto degli interventi importanti anche con risorse significative per tamponare queste situazioni. Per quello che riguarda l'accesso, ovviamente è un diritto, perché è giusto che tutti abbiano le stesse possibilità di accesso in tutti gli edifici, in tutte quelle strutture che sono aperte al pubblico. Per cui è un impegno, ma trattandosi di un intervento non facile, poiché è una struttura storica e particolare e ovviamente anche richiede un investimento di un certo tipo, si può programmare, ma non nell'immediato. Non nell'immediato. Buonasera Adriana, buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda al signor Sindaco, sì. Buonasera. Buonasera. Dunque, io chiamo per segnalare praticamente nella zona dell'Interquartieri Nuova e nella rotonda che va da San Cristoforo, poi prosegue e gira su Viale Italia, dove c'è il Giardino dei Colori, che è una, sì, scuola materna. Sì. Praticamente volevo segnalare il fatto che lì le macchine girano con una velocità non indifferente. E purtroppo non c'è né una segnaletica di passaggio bambini, né una segnaletica magari di passaggio, cioè di andare ai 30, e ci sono le strisce pedonali e le prime che non si vedono, per cui volevamo sapere se era possibile fare qualcosa, perché poi vengono sulle macchine veloci anche da Viale, nell'altro lato, sempre da Viale Italia. Sì. E lì sono tre orari di entrata e di uscita di bambini che vanno dai 2 anni e mezzo ai 5 anni, anche se sono comunque con la mamma per mano, però anche attraversare diventa faticoso e pericoloso, perché comunque le macchine non hanno nessuna segnaletica, non hanno visibilità praticamente, dove poi girando subito c'è l'asilo. Ecco, volevamo sapere se era possibile fare qualcosa per mettere in protezione i bambini. Grazie Adriana, buonasera. Grazie, sì. Grazie a voi, grazie. La ringrazio, la signora ha perfettamente ragione, poi specialmente nei pressi delle scuole vanno messe le persone che frequentano e usano le strade e gli attraversamenti vanno messi in sicurezza.
E quella zona è sotto monitoraggio, noi abbiamo detto nel momento in cui inauguravamo il nuovo tratto degli interquartieri avremmo monitorato per capire la densità e le criticità del traffico per poi intervenire. Fra l'altro in quella zona c'è anche un progetto che la nostra struttura Fano Città dei Bambini su cui sta lavorando proprio per creare le situazioni, la messa in sicurezza e consentire la possibilità per chi lo vuole dei bambini di andare a scuola da soli. Quindi anche per il discorso zona 30 noi abbiamo aderito a queste progettualità e ci stiamo ragionando. In alcune zone le abbiamo già individuate, le abbiamo già segnalate, per esempio se si va in via Fanella è già indicata sulla strada la segnaletica zona 30. E quindi su quello adesso lo verificheremo nel modo specifico. Per quello che riguarda la segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali nella rotatoria, in questo momento non si vedono, l'ho notato anch'io queste mattine accompagnando i miei figli a scuola, perché in alcuni tratti è stato rifatto l'asfalto. Se mi è consentito, su questo vorrei fare un inciso e lo faccio anche con orgoglio, in senso che questo tratto, come a Bellocchi, come in altri tratti di strada, i lavori sono stati rieseguiti, è un elemento di serietà dell'amministrazione. Io penso che nella storia di questa città non si sia mai verificato che alcuni lavori si sono ripetuti. Noi dove ci siamo accorti che le cose non erano eseguite a regola d'arte, abbiamo bloccato i pagamenti, abbiamo preteso la ripetizione dei lavori. Mi pare che questo sia giustissimo, sacrosanto. Sì. Sentiamo Emanuela, buonasera. No, Manuela, senza lei. Manuela. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera, no, io volevo chiamare, lavoro in una scuola materna, adesso senza fare il nome, e ci sono dei problemi con la ditta Dussmann. Abbiamo contestato che ci sono pochi controlli da parte della direzione del comune, abbiamo fatto delle lamentele e purtroppo abbiamo ricevuto pochi controlli. E, mi scusi, sono un po' emozionata perché abbi pazienza, cioè non sono abituata a parlare così al pubblico. Però avremo bisogno di più controlli, veramente. Non... Può essere più specifica, signora, perché non ho capito. Controlli sì, di che no, genere? Ci sono cioè sull'alimentazione che i bambini alcune cose non le mangiano. Questo sta al comune definirlo. Hanno il signor Fabio Tinucci, che è un dietista, giusto, e fa le diete. Però i bambini alcune volte non mangiano, ci sono giorni che non mangiano e questo noi lo diciamo. Però ci sono anche degli aspetti di igiene e altre cose e noi abbiamo fatto un questionario che non è stato preso in nota dal comune, cioè o dagli assistenti della Dussmann, e che ci sono delle cose, richiediamo i materiali, bicchieri, piatti, vengono dati dopo tanto tempo, insomma ci sono delle cose che non vanno, sarebbero bisogno più controlli. Mi scusi, ma non sono abituata a parlare così al pubblico, sono un po'... Lei parla, ascolti, mi scusi signora Manuela, io lei parla a nome... Come... Lei parla a nome di un gruppo di mamme, parla sì per lei no, personalmente? No, io parlo come operatrice che lavora in una scuola. Ah, ok, come operatrice. Come operatrice. Ok. E quindi si riferisce comunque al cibo? Sì, al cibo, al servizio, all'igiene, a altre cose, ecco. Dovrebbero esserci più controlli. Ma lei non ha letto la notizia che la mensa, cioè sì, ho capito, di Fano è tra le prime 5 in Italia? Ho capito, bisogna vedere come è stato fatto prima di tutto, in base a cosa e quali scuole sono state prese come campione. Se il bambino la mangia prima o seconda e si azzuffa di pane, allora non c'è la qualità, diciamo, in alcuni giorni. Però volevo dire, ecco, ci devono essere un po' più di controlli, perché io mi ricordo quando era tempo addietro che c'era il comune che faceva i controlli, mandava l'ASL a fare i controlli, i tamponi, le varie cose, era un'altra cosa, adesso invece è tutto diverso. Ma adesso non ci sono più i controlli, perché... No, noi non li vediamo, cioè noi siamo fuori, al di fuori, c'è questa cooperativa Dussmann, i controlli non ci sono più, cioè non è più come una volta che eravamo sempre controllati, adesso è diverso. E in più le dico, come cibo, se il bambino, io sono d'accordo che deve essere differenziato il cibo, deve mangiare qualsiasi cosa, cioè
varie cose, però se il bambino non ti mangia il primo, non ti mangia il secondo, si rimpizza, scusi la parola, di pane, la qualità non c'è, siamo così, cioè voglio dire. Ma è una questione di qualità o una questione di educazione alimentare del bambino? No, anche sì, una educazione, però se lei le dà i polpette ai legumi, i bambini non le mangiano. Oppure altre se cose. Se fossero in Africa, altro che in Africa le polpette e legumi le mangerebbero con cose. Va bene, lo so, grazie Manuela, abbiamo capito, Abbiamo capito. Io registro la segnalazione, devo dire che per ogni istituto ci sono i rappresentanti dei genitori che sono presi a riferimento per le questioni delle mense. Adesso io farò ulteriori verifiche, però ovviamente delle segnalazioni ci sono sempre, c'è attenzione. Sull'alimentazione, sul menù c'è molta attenzione, ci sono esperti che tracciano e definiscono quelli che devono essere i menù. Mi prendo anche l'impegno, a sorpresa un giorno andrò anch'io a mangiare, se magari la signora privatamente mi indica qual è la scuola di riferimento, a sorpresa un giorno, magari andiamo insieme. Sì. E mangiamo le polpette. Le polpette, così verifichiamo anche di persona, comunque sarà mia cura riferire all'ufficio, però posso assicurare che c'è attenzione, tant'è che da una verifica esterna è risultata tra le migliori mense scolastiche che ci sono. Ok, adesso invece andiamo a sentire che cosa ha da dirci e che cosa ha da dirle Marco da Fano. Buonasera Marco. Sì, buonasera signor sindaco. Buonasera. La domanda che volevo farle riguardava Via Fanella. Sì. Sono stati fatti dei lavori di asfaltatura ultimamente, finalmente, però per quello che riguarda la problematica che io vedo, e cioè la viabilità e la carreggiata che non è di una larghezza sufficiente al permettere il transito di due vetture contemporaneamente, e soprattutto in certi orari, quando c'è l'uscita da scuola o il passaggio di pedoni, biciclette, eccetera, vedo una situazione costantemente a rischio, nel senso che le due macchine, se ci sono dei pedoni o delle biciclette a un lato della carreggiata, si devono fermare per poter transitare. La domanda che volevo farle io è se la Giunta o lei avesse preso in considerazione il fatto di far diventare Via Fanella a senso unico, in un tratto, per un pezzo, o se aveste preso questa idea in considerazione. Grazie. Sì, grazie, buonasera. La ringrazio, conosco molto bene Via Fanella perché la frequento tutte le mattine. E effettivamente è una strada piccola, molto frequentata, e lì le alternative sono due: mantenere l'attuale situazione come zona 30, infatti chi passa verificherà la segnaletica orizzontale con l'indicazione zona 30, perché questo tasso di incidenza di traffico, rendendola pericolosa nello stesso tempo, però diventa una strada sicura, perché in quella strada non ci sono stati episodi di incidenti che riguardano biciclette e pedoni, perlomeno con un tasso veramente basso, e quella potrebbe essere una soluzione che non rende agevole, però la rende più sicura. L'alternativa su quale abbiamo ragionato era quella di rendere un tratto a senso unico con la previsione di una pista ciclabile, però quella inevitabilmente crea ulteriori disagi, perché significa aumentare il traffico in altre vie, perché con il senso unico bisogna creare inevitabilmente un quadrilatero e il rischio che ci siano più le criticità che aumentano rispetto alle migliorie. Si sta ancora ragionando. Però i tecnici del traffico stavano valutando che forse l'attuale situazione è migliore rispetto alla creazione di un senso unico. Poi lì c'è un altro problema, lo anticipo perché me lo pongono spesso quando mi incontrano per strada: alla rotatoria c'è il muretto del seminario. Del seminario che è un po'... Noi abbiamo già destinato delle risorse, e ovviamente il seminario è della Curia, ma da quello che so, adesso l'assessore Fanesi
penso abbia a breve anche un incontro, ci sia la disponibilità anche da parte della Curia del Vescovo a venire incontro per fare un intervento per rendere più agevole la visibilità, perché attualmente nel marciapiede finisce direttamente sul muro della recinzione. Sì. Allora dovremmo avere adesso in linea Patrizia. Buonasera Patrizia. Buonasera. Buonasera. Benvenuta, dica. Buonasera signor sindaco. Sì. Volevo farle una segnalazione circa la viabilità di due vie. Una qui è di Bellocchi, via Einstein, che ci sono i cassonetti per andare a buttare l'immondizia. È anche pericoloso perché lì non si rispetta il limite, cioè il tratto dalla rotatoria vengono giù talmente forte che la velocità, i rallentatori di velocità non esistono. Ce n'è uno, ma funziona poco. Quindi non so se prendo nota e lo segnalo all'ufficio traffico per capire come poter intervenire. Poi l'altra è quello dell'incidente laggiù di via Papiria, che c'è stato un incidente anche stasera. Sì. Lì se ha un programma, qualche provvedimento da fare in quella via. Sì, vabbè. Adesso ci ragioniamo sopra, lo mettiamo nel... No, anche perché lì succedono sempre degli incidenti. Sì. E vengono anche sviluppati male dai vigili, perché l'anno scorso mio marito veniva su dal campo di aviazione, praticamente da via Enrico Mattei, nella sua strada, praticamente ai 50 all'ora, e uno non ha fatto lo stop, gli ha demolito la macchina e mio marito si è preso il 30% di colpa. Più il verbale, che per 2 anni c'è il ritiro dalla patente se commette un'altra infrazione. Cioè, sembra anche un po' assurdo. Mancata prudenza di uno che prosegue nella sua direzione. Grazie per Va questa bene, segnalazione. Anche su questo Patrizia, segnalo. Poi fra l'altro con le nuove opere che verranno realizzate, lì un po' la viabilità poi cambierà, perché dalla via dell'aeroporto si arriverà direttamente nella zona dell'autostrada, quindi ci saranno delle modifiche anche nel traffico. In ogni caso registriamo questa segnalazione della signora e insieme all'ufficio e all'assessore competente proviamo a fare dei ragionamenti. Allora adesso andiamo su WhatsApp, dai, velocemente, sì. Però sindaco, sì. Telegrafico, sì. Dunque, intanto c'è questa signora, o non so chi, signore, che dice su Fano 2 c'è un problema di parcheggi, di asfaltature. Sì, le asfaltature verranno fatte. E adesso è questione di settimane, adesso non so la data precisa. Questo però lo ha detto anche la volta scorsa, sì, la signora dice, o il signore dice, guardi che noi siamo delusi perché la volta scorsa ha detto che lo faremo da lì a poco. È la stessa poi cosa. Poi bisogna appaltare i lavori e iniziarli, quindi c'è una procedura amministrativa che richiede dei giorni. No, ma bisogna fare... Sì, sì, abbiamo già stanziato le risorse. Il problema vero in quella zona sono i parcheggi. Okay. I parcheggi non si possono inventare, perché purtroppo gli spazi che ci sono quelli, le case sono tanti, i palazzi sono tanti, le macchine sono molte. E lì bisogna, un ragionamento vero, e l'unica soluzione che c'è è quella di capire nelle aree verdi che ci sono, negli spazi. Però non casi, tutti vogliono sacrificare il verde di Fano 2 per i parcheggi. Poi alcuni non sono, è un problema di sono coperta privati, corta. Quindi... Allora c'è questo signore che ringrazia, vuole ringraziare una persona che chi ha seguito il telegiornale, abbiamo aperto con un incidente che c'è stato questa sera nei pressi dello spartitraffico dell'aeroporto. Ebbene, il papà di questo ragazzo che è rimasto coinvolto in questo incidente vuole ringraziare pubblicamente la persona che ha chiamato i vigili e per la sua gentilezza, quindi lo facciamo pubblicamente, ecco, questo è importante. C'è ancora qualcuno che infatti queste cose raccontiamole, se no raccontiamo soltanto le brutte notizie, esatto. Invece c'è anche tanta gente di buona volontà e disponibile. Allora, velocemente, poi per quanto riguarda
La situazione del il Molino Albani, Sì. anche qui è un argomento che abbiamo trattato nel corso del telegiornale. Il Molino Albani è quello scheletro che però ha tanti anni di storia, quindi pare che sia un monumento, che però invece verrà buttato giù e al suo posto verrà fuori un supermercato. Qualcuno dice: ma siamo sicuri? Non è un edificio così centenario, storico, non è tutelabile in qualche modo? Parliamo di un'area privata, parliamo di un piano regolatore esistente che prevede strutture di quel tipo. Quindi va giù, c'è Va problema. giù, non ci sono alternative in Alternative, questo senso. scolmatore di via Pisacane, telegrafico. Sì, e partiranno i lavori che verranno poi interrotti per il periodo estivo, ovviamente perché ci sono i turisti, la gente Quindi va al dopo mare. No, l'estate. Ah, no, inizieranno adesso. adesso, Ok, e ci verranno sarà chiusi entro l'estate. interruzione a Ah, va bene. giugno, agosto, metà settembre e poi riprenderanno e verrà Lo ultimato entro fine scolmatore, per chi non lo sapesse, serve soprattutto per far defluire le acque meteoriche quando ci sono quelle famose bombe d'acqua estive che spesso mettono sott'acqua scantinati negozi lungo via Pisacane, la strada della stazione ferroviaria. Con questo scolmatore si dovrebbe risolvere il problema di questi allagamenti. Poi ancora, chiedo scusa a Guido Di Fano che è in collegamento al telefono con noi, tra poco saremo da lei, Guido. Allora, vi chiedo di essere telegrafici, altrimenti non si riesce a sintetizzare ed andare in maniera veloce la trasmissione. È prevista la realizzazione della pista ciclabile tra Bellocchio e Sant'Orso? Sì, no. Nell'immediato no, No. però c'è nel piano delle piste ciclabili. Il problema Fano non solo nei palazzi storici, recarsi in spiaggia per chi ha problemi, immagino di disabilità, è un problema grave. Beh, ci sono ovviamente ci sono tante barriere architettoniche ancora nella nostra città. L'obiettivo è quello di superarle. È impossibile abbattere le barriere tutte in un breve periodo, anche su questo. Faremo una programmazione, fra l'altro vorrò fare anche un'iniziativa per un censimento vero di tutte le barriere architettoniche che ci sono nella città, coinvolgendo anche le associazioni. È una bella cosa, la porti avanti. Sì. Allora, al mattino alle 8, segnala questo telespettatore, la pista ciclabile dietro la scuola Corridoni, diventa un parcheggio e i ciclisti vengono messi in grosso pericolo. Che cosa si può fare? Siamo già pronti, c'è un progetto che risistemerà e metterà in sicurezza la pista ciclabile, risistemerà e aumenterà anche degli stalli di parcheggi, quindi a questo problema c'è già una risposta con un progetto già definito e già finanziato. Come mai tutta la zona ex pista dei go-kart e che costeggia la ferrovia, compresa la sopraelevata e tutta via Fratelli Zuccheri fino in fondo è un po' abbandonata, tenuta male? Non sarebbe ora di valutare delle migliorie in quella zona? Siamo in zona Madonna Ponte. Sì, allora intanto aspettavamo di realizzare le scogliere, perché c'era una necessità di mettere in protezione la difesa della costa. Noi abbiamo altri 900.000 euro per un intervento, nel tratto della ex pista dei go-kart, dove faremo anche una pista che consentirà anche il passaggio delle barche, onde evitare di farle passare tutte al centro della città, e ci sarà altrettante risorse per la sistemazione e la messa in sicurezza di Viale Ruggeri. E adesso tocca a Guido. Buonasera Guido. Buonasera signor Marco, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Le volevo far presente un attraversamento pedonale da mettere da via Nazario Sauro per via Caduti del Mare. Che La via lì Nazario le Sauro, macchine via fanno Caduti la del Mare. curva molto veloce, qualcuno. Sì. E poi c'è l'ex asilo Paolo Manfrini che fa schifo, Sì. per non dire che fa pietà. C'è un piccolo attraversamento pedonale. Che hanno messo quelle barriere di legno per non far cadere i coci. Adesso casco le barriere di legno. La ringrazio. Grazie. Prego. Tra l'altro Allora, ci hanno trovato anche delle persone sì. dentro ultimamente. Allora, per l'attraversamento pedonale, come le altre volte, lo segnalo all'ufficio per farlo intervenire. Per quello che riguarda il Manfrini, stiamo trattando per farci trasferire la proprietà dal demanio marittimo, al comune, per po poi poter intervenire con un progetto con l'ERAP, l'Istituto Case Popolari, che ha già manifestato l'intenzione di intervenire. Posso dire anche questo, che da parte della Marina Militare
c'è la piena disponibilità in quanto non è più interessato al Manfrini, una volta era la vecchia residenza dei marinai che prestavano servizio alla capitaneria di porto. Oh, a proposito di via Nazario Sauro, quindi siamo sempre lì nella zona del canale del porto, questo signore dice perché lì nel sottopassaggio non è possibile ripristinare il doppio senso di marcia, lì sapete, si può, dal centro si può solo andare verso il mare, sì. Dal centro non si può andare verso il porto perché bisogna fare il giro su via Cairoli, Viale Cairoli e quant'altro, bisogna fare tutto un giro lungo. Sì, o dal Lido, oppure passando per Viale Adriatico. Ecco, lì un doppio senso non è più possibile. Ma lì, adesso, quell'intervento fu preso dalla precedente amministrazione, ma penso per ragioni di sicurezza, perché lì il varco è stretto e basso, più che altro non è tanto proprio di altezza quanto di spazi, perché è anche l'unico attraversamento pedonale venendo dalla Rocca, diciamo. Quindi penso che le ragioni che portarono a quella scelta siano di questo tipo, perché due macchine oggettivamente non sono un problema. Quindi non vedo tante alternative, però ripeto, si può sempre verificare e capire se ci possono essere alternative. Allora, buonasera invece adesso a Roberta che ci chiama da Ponte Sasso, una frazione di Fano. Buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti voi. Io ho chiamato un mese fa per parlare con il signor sindaco per quanto riguarda i fossi. È passato già un mese e ancora non abbiamo visto nessun risultato. Cosa intendete fare? Togliamo da soli questa erba o venite giù voi e sistemate il tutto prima che magari, adesso sembra di no, che c'è il tempo buono, ma se poco a poco fa l'acqua un'altra volta, a sindacare un'altra volta, fa l'acqua la strada e tutto il resto. Volevo sapere come siete messi e che intenzioni avete, perché sennò qui l'intenzione da soli, è semplicissima, noi facciamo una programmazione del taglio dell'erba nei fossi ai lati delle strade e ovviamente non è che si può andare a tagliare l'erba ogni 15 giorni, poi in questi periodi dove c'è sole e pioggia che si alternano la crescita è veloce. Vigorosa. C'è comunque una programmazione che tiene conto di tutta la città. Sui fossi, devo dire, specialmente quelli più importanti, abbiamo fatto un lavoro straordinario anche quest'anno, oltre ad averlo fatto nell'anno precedente, anche quelle sono manutenzioni importanti che evitano disagi, evitano esondazione, come spesso si è verificato in passato. E su questo ovviamente chi abita vicino ai fossi se ne rende conto, c'è stato un lavoro importante in quasi tutta la città. Allora, c'è Daniele che ci chiama da Lucrezia e non so che cosa voglia dal sindaco di Fano, però gli diamo la parola volentieri, sono curioso. Buonasera Daniele. Buonasera. Io mi chiamo Daniele e saluto il signor sindaco e il signor direttore. Sì. Vorrei fare una domanda, io sono originario di Fano, però mi sono trasferito a Lucrezia. La domanda è la seguente, volevo sapere se per quale motivo è stato scartato il progetto di creare un ospedale unico nella vallata dell'Arzilla, magari integrandolo con le terme di Carignano, con la possibilità di creare anche un ulteriore casello. Sì. Abbiamo sempre avuto questo dubbio anche in famiglia, perché è stato così, cioè scartato di netto questo progetto, quest'idea. Anche grazie. Perché Muraglia. Bene, adesso facciamo la domanda. Sì. Daniele, grazie. Anch'io l'ho pensata, ovviamente la mia scelta, era Chiaruccia. Chiaruccia, che è indiscutibilmente il luogo migliore. E un'altra ipotesi poteva essere quella della cittadella della salute nella zona di Santa Maria dell'Arzilla, con le terme, con centri di riabilitazione, ma quella non è stata presa in considerazione dalla regione per un problema di costi nelle infrastrutture che dovevano collegare la città di Pesaro con la zona della vallata di Carignano, diciamo, chiamiamola così, mentre da Fano l'accesso era semplice perché poi noi con le nuove opere compensative arriviamo a Belgatto, per cui il tracciato sarebbe stato semplice. La regione sotto quell'aspetto non l'ha preso in considerazione.
E ovviamente voi sapete come la penso, la scelta di Muraglia è una scelta sbagliata dal mio punto di vista e io uno dei punti fermi che sto ponendo, anzi sto già ragionando su una proposta concreta che presenterò a breve alla città e alla regione di un collegamento tra Fano e Pesaro. Perché adesso anche con le nuove opere noi daremo una risposta straordinaria alla viabilità fanese, ma rimane questo nocciolo, questo ostacolo che per collegare Fano e Pesaro è rimasta soltanto l'Adriatica. E voi immaginate d'estate, lo tocchiamo con mano, ma quando c'è un incidente, se la statale è bloccata è un disastro, per cui inevitabilmente occorre una strada di accesso, di collegamento fra diciamo la zona di Belgatto fino a Muraglia. Ci sono dal mio punto di vista delle possibilità. Ho scoperto che in passato addirittura ANAS aveva fatto delle indagini perché voleva lavorare su una variante alla statale 16, questo negli anni 90, poi sappiamo cosa è successo, il terremoto politico e quella cosa dai ministri dei lavori pubblici che sono susseguiti è stata accantonata, ahimè, a cominciare dal ministro che esprimeva la regione Marche, Merloni, in quel periodo che fecero la scelta sulla quadrilatero. Noi partiamo da quei ragionamenti e dal mio punto di vista c'è una possibilità concreta anche considerato la tipologia dei terreni, non lo dico io, lo dicono degli ingegneri, ovviamente i costi non sono pochi, sono significativi, ma per l'importanza che assume quella infrastruttura vale la pena provarci. Allora, torniamo adesso su WhatsApp velocemente, sì. Domande e risposte secche, velocissime. Cominciamo dalle strisce pedonali a Sant'Orso che stanno scomparendo, che cosa si può fare? Beh, anche a Sant'Orso noi adesso partiremo con delle opere di sistemazione di strade, parcheggi e tra cui ci saranno anche i lavori della segnaletica orizzontale. Come mai non hai il coraggio di rendere pedonale via Cavour, e visto e considerato che c'è una marea di automobili? Il segnalatore ci manda anche una fotografia che non possiamo far vedere, chiaramente. Io ho già detto che ovviamente ogni proposta deve essere accompagnata da un progetto. Sto lavorando su un progetto complessivo di centro storico che prevede anche delle idee su via Cavour, ma tutte le cose vanno fatte con la condivisione, poi c'è il momento delle scelte e su questo io non mi sottraggo alla mia maniera, ma le scelte poi le faccio sempre, l'ho dimostrato, a cominciare ad esempio a Bellocchi, noi abbiamo preso un senso unico sulla quale nessuno aveva avuto mai il coraggio di farlo. Quindi non è escluso che si possa pedonalizzare anche io via Cavour, vediamo. Nel centro storico deve esserci un progetto ambizioso, come ho già detto anche negli incontri pubblici. Stiamo elaborando un progetto complessivo che tiene conto di tanti aspetti. Chiaramente ci sono i commercianti che premono per questioni economiche, certamente, per lasciare tutto così com'è. Abbiamo Alessandro da Fano. Buonasera, Alessandro. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo parlare col signor sindaco. Sono Stefanelli Alessandro di Via della Fornace. Dica. Dunque, prima che non c'era la circonvallazione, le macchine passavano tutti qui in via della Fornace. Adesso abbiamo peggiorato, passano tutti qui lo stesso, camion, tutto. Le strisce pedonali, qui c'è i bambini che ogni tanto succede qualcosa. Io ho avuto due incidenti con la macchina che girano qui forte in via Montenerone. Due macchine strisciate. Quindi lì vuol dire che nonostante l'interquartiere, lì in via della Fornace il traffico è rimasto tale quale a prima, forse è peggiorato? È peggiorato, è peggiorato. Bueno, questo no, è impossibile. Mi sembra perché strano. Io ho dei residenti che mi dicono che la gente non passa più per la strada. È chiaro che i residenti ci passano. Sì, vabbè, però adesso che sia peggiorato mi sembra strano. Grazie comunque Alessandro, grazie mille. Grazie. Auguri. Allora, velocemente, ancora da WhatsApp, abbiamo una marea di segnalazioni tra SMS e quant'altro. Allora, per quanto riguarda via Montesi, siamo sempre a Sant'Orso, nell'area verde davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti ci sono sempre rifiuti tra bicchieri, bottiglie di plastica e carte di ogni genere. Questa persona ha segnalato anche al servizio ambiente, però non è venuto nessuno a pulire, quindi più attenzione in questa zona. È mai stato preso in considerazione invece la costruzione di un parcheggio sotterraneo nell'area
ex Agip Viale Gramsci, dove prima appunto c'era il distributore. Io penso che lì, come scavi 10 centimetri, sì, no, a parte si bloccano i lavori. C'è un problema di bonifica, però lo spazio non è grande. È un parcheggio sotterraneo che richiede delle rampe e l'investimento non verrebbe recuperato perché con la limitatezza dello spazio consentirebbe un numero di stalli talmente limitato che non è oggettivamente sostenibile. Poi durerebbero almeno 40 anni i lavori, sì, perché lì come scavi verrebbe fuori chissà qualche anfiteatro romano, qualche ok. È una zona chiaramente da questo punto di vista ricca dal punto del sotterraneo, c'è un sacco di roba. Allora, non si potrebbe fare un mercato rionale un giorno alla settimana, fanno due, anche solo di frutta e verdura? Non lo so, adesso proviamo a ragionarci. Mettere dei controlli, telecamere o vigili nell'incrocio tra via Roma con via dell'Abbazia, perché chi svolta su via dell'Abbazia, quindi per andare a prendere l'autostrada, sembra che ne entra in autostrada, tanta è la velocità. Beh, adesso noi sulle telecamere stiamo facendo un lavoro straordinario, perché io mi sono insediato, c'erano 6 telecamere che non funzionavano. Ad oggi, oltre ad averle risistemate, sostituite con telecamere di ultima generazione, abbiamo iniziato l'installazione delle telecamere per il controllo della città, ma soprattutto dei punti di accesso e di uscita, perché noi sappiamo benissimo che chi viene a commettere atti criminosi nella città non abita, non vive dentro, ma arriva da fuori. E su un progetto complessivo su indicazione delle forze dell'ordine della prefettura abbiamo fatto questo progetto a cui diamo corso con una programmazione pluriennale. Arriveremo un po' dappertutto, ma ovviamente anche questi sono interventi. Ci vuole del tempo. Novità invece sul teatro romano, a proposito di Beh, sul romanità. Teatro romano la novità, che poi non è una novità, che dovremmo arrivare in tempi ragionevoli alla permuta. Quindi con la permuta significa che lo spazio viene in possesso dell'amministrazione comunale, c'è anche una disponibilità di risorse da parte della sovrintendenza per degli interventi di messa in sicurezza, perché ovviamente nella situazione in cui si trova oggi. Velocemente, solo una questione, sì. A proposito di permuta, che cosa significa? Che voi trasferiamo alla proprietà che un'altra, quel terreno, un'altra area. E dove possono cambio, costruire? Possono costruire, sì, possono. Ok, allora Sindaco, le chiedo se è a conoscenza che il depuratore di Ponte Sasso non è ancora funzionante, che le acque nere dalla ex Marotta di Fano e Torrette vanno a finire in mare a Ponte Sasso, è così? Beh, il lavoro sta finendo, stanno facendo l'ampliamento del depuratore proprio per risolvere questo problema. In occasione di questi lavori faremo degli interventi anche con nuove tubature a fianco delle strade per consentire il deflusso delle acque che in precedenza aveva creato anche alcuni problemi, quindi stanno procedendo proprio per dare risposta. Okay, cominciamo con gli sfalci dell'erba, anche se ancora non è il mese quello giusto. Sì, fra l'altro. Però c'è questo signore che dice nella zona dell'interquartieri di tagliare l'erba per consentire poi di camminare a piedi. Sì, quello adesso è bella l'interquartieri, ma è anche un problema perché ha parecchi spazi verdi che devono essere tenuti in ordine. Perché via Fanella in parte è senso unico, Roger? Perché? Via Fanella è senso unico in parte. No, non lo è. Non lo è. Non lo è. Quale gruppo privato realizzerà la nuova clinica a Belgatto? A Belgatto penso nessuno, semmai se dovesse nascere una sanità con un ospedale convenzionato, l'indicazione ovviamente è quella di Chiaruccia e non è il sindaco di Fano, il comune di Fano che lo stabilisce, ma è la regione e io penso che questo possa avvenire soltanto attraverso un'evidenza pubblica dove la regione manifesta l'obiettivo che vuole raggiungere, quindi la struttura che vuole realizzare e il privato interessato parteciperà attraverso un bando, ma al momento non c'è nulla di tutto questo. Allora, in via De Lecci, dove c'è la scuola Montessori, ci sono due divieti di transito che però all'uscita dei bambini puntualmente questi divieti vengono ignorati. Si può fare qualcosa? Far uscire gli studenti dalla parte del parco dove è stato fatto anche il nuovo parcheggio oppure semplicemente più controlli dei vigili urbani? Questa è la domanda. Adesso verifichiamo entrambe le ipotesi. Bene, nell'area dell'ex mattatoio in via del Fiume c'è in programma di farci qualche cosa?
Al momento no, quella è un'area che è di proprietà dell'amministrazione comunale, tra quelle nell'elenco delle alienazioni. Fino ad oggi, fin quando c'è stato il mattatoio, ovviamente nessuno era interessato perché voleva dire fare un intervento di bonifica significativo. Dopo l'intervento che abbiamo fatto, quella diventa un'area interessante. Però al momento non c'è nessun progetto e l'area è ancora di nostra disponibilità. Come non lo è, tornando a via Fanella? Il segnalatore dice la parte lato monte è a senso unico. Ah sì, allora, non è, perché noi quando pensiamo dalla rotatoria, dall'interquartieri, esatto, verso la parte... al signore ho dato la risposta perché un altro la volta scorsa ci aveva chiamato, che diceva Fontanelle, la zona delle Fontanelle, quella via, sì, Fanella lì. Gli abitanti da rivedere, l'ufficio ha registrato l'osservazione e ci sta ragionando. Via Fabriano, via da Fabriano, della Marina e Caduti del Mare, hanno bisogno di cestini per l'immondizia, perché tutta la zona è senza cestini dell'immondizia. Buonasera signor Sida, volevo sapere se è possibile ripristinare lo spartitraffico rialzato giallo in via Mameli all'altezza della curva a gomito, visto che molte macchine in direzione ospedale tagliano la strada obbligando le macchine in direzione opposta a fermarsi e questo chiaramente è pericolosissimo. In più anche in via Sandro Pertini all'altezza di via della Indipendenza, visto che macchine e biciclette non rispettano la direzione obbligatoria. Registriamo. Registrato. Via del Perugino, segnaletica orizzontale assente dei parcheggi e migliorare l'illuminazione e il decoro del parco e in più controlli chiaramente di tutta la zona. La strada di mezzo che costeggia l'autostrada via Metauriglia è piena di buche, ci sono persone anziane, se serve l'ambulanza quando ci mette ad arrivare? Adesso facciamo, tutto sono già preventivo. Partiti per... tappezzare le buche, quindi sarà messa... Ok, vorrei far notare che venire a Fano ha un costo. Se parcheggi al Foro Boario devi pagare, se non vuoi essere infastidita, se vai in centro paghi due volte, uno il parcheggio e l'altro l'extra comunitario. Allora, veniamo sulla questione dell'accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi, oggi Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno fatto una conferenza stampa nella quale chiedono a lei, e lo abbiamo visto nel telegiornale in onda prima di questo nostro appuntamento, chiedono in sostanza di porre un freno, di dire basta, anche perché Pesaro in realtà ha fatto questo... questa ordinanza anti-accattonaggio, quindi contro chi chiede l'elemosina, e quindi pare che tutti questi qui siano venuti in trasferta a Fano e che qui adesso sia una città invisibile. Allora, queste sono stupidaggini. Intanto quelli che sono qua sono permanenti, sono sempre gli stessi. Su questo ovviamente diventa anche un argomento di propaganda politica, il tema è serio. È già cominciata la campagna elettorale? Ma quella è sempre, c'è sempre in campagna elettorale. Siamo ormai a 2 anni e mezzo dal tema. Però io su questo è uno di quei temi, quelle questioni complesse, le questioni complesse non hanno mai soluzioni semplici, hanno soluzioni complesse. E io osservo molto cosa fanno i miei colleghi, ho osservato anche Pesaro. E sono andato anche personalmente a vedere le risultanze. Oh, parliamoci chiaro, ordinanza, multe, sono belle parole, la gente ti dice bravo e il problema rimane. No, senza ordinanza, senza multe e con lo stesso procedimento, cioè quello di mandare la polizia municipale, il risultato non cambia. Cosa significa? Io ho fatto delle prove, per esempio al Foro Boario è stato un periodo che abbiamo mandato alla polizia municipale, come arrivava, si fermava lì, sparivano tutti, poi se ne andavano, rientravano. Pesaro, io ho avuto un problema di salute, quindi ho frequentato spesso il San Salvatore, quindi proprio volutamente mi sono fermato, arrivava la polizia municipale nonostante l'ordinanza, le multe, perché le multe quando le facciamo a gente che non ha niente, se poi è anche clandestino, è carta straccia, non ha alcun senso. Anche lì ho visto arrivava la polizia municipale, se ne andavano tutti, la polizia ripartiva, tornavano sul posto. Quindi la soluzione, allora, se c'è, io quale potrebbe ho fatto essere? Questo ragionamento. Sono due i percorsi. Uno è quello, avendo anche le risorse a disposizione, quindi parlo di personale e di polizia municipale a disposizione, maggiori controlli e maggiori interventi. Dall'altra, adesso io vorrei fare un censimento
capire quelli che vengono da fuori. Ovviamente anche su questo apro una parentesi, c'è anche un problema di capire, e non è un compito che può fare svolgere il sindaco, no? se c'è un'organizzazione criminale alle spalle di queste, se è un'organizzazione che sta dietro a queste persone, poi parliamo di persone disgraziate, no? Che vivono delle difficoltà, hanno difficoltà alle spalle. Allora, su questo è stata mia cura segnalarlo e alle forze dell'ordine, perché poi è un compito che spetta loro. Dall'altra parte, dicevo, sono due i binari su cui lavorare. Da una parte la maggior presenza della Polizia Municipale, sapendo che il personale a disposizione è quello che è, e dall'altra voglio fare un censimento per capire di chi parliamo, chi sono queste persone. Non è vero che arrivano, cioè alcuni arrivano anche da altre parti, ma sono gli stessi da anni. In questo periodo non c'è stato alcun aumento, sono le stesse, perché poi le cose le verifichiamo. E vorrei fare un censimento per capire di chi parliamo e provare anche a coinvolgerlo in modo diverso. Quindi, da una parte controlli, severità, e dall'altra capire se si riesce a coinvolgerli anche attraverso l'utilizzo su servizi. Quindi, per esempio, potrebbe essere che il parcheggiatore abusivo potrebbe anche non esserlo più, cioè dargli una sorta di riconoscimento. Io vorrei provare a capire, no, con queste persone, se sono del posto, della città, perché se vengono da altre città è giusto che questo problema se lo pongono nelle altre città. Prendiamo il forboario, no? Che è il problema, in realtà, più dove si è più esasperati, perché effettivamente sono tanti e mi risulta che alcuni vengono da Senigallia. No, quelli di Senigallia ce li rispediamo a Senigallia. No, allora io vorrei capire, quelli che stanno qua da Fano, vorrei capire chi sono, perché alla fine se sono tre o quattro, magari gli mettiamo un cartellino, sono i primi a garantire anche una certa sicurezza, perché li individuiamo, sono quelli che sono, e magari diamo anche un compito per tenere in ordine anche quegli spazi, perché uno dei problemi è dato anche dal fatto, ad esempio, al foro boario. Però questo diventa un lavoro, il lavoro va retribuito, i sindacati sono contrari e bla bla bla, siamo in Italia, sì, non siamo... dopo vediamo, però ripeto, secondo me è una bella idea, esperimento da fare. Sarebbe l'unico sindaco in Italia. È un esperimento da fare seriamente, perché il resto sono chiacchiere. Io so benissimo che quando diciamo qualcosa ci prestiamo l'appoggio alla critica. Come idea è, ecco, vorrei provarci, perché bella, poi quello che conta che è la soluzione finale. Non so se è fattibile. Non lo so. Però ci si può provare. Con l'ambito sociale vorrei provarci. Potrebbe a ragionare. Potrebbe essere un esperimento. Poi non funziona. D'altra parte si fa, però non si può andare avanti. Di utilità sociale anche a quelli che chiedono, ai migranti che chiedono asilo politico. Si possono fare delle convenzioni. Potrebbe essere così. Allora, siamo quasi in chiusura. Vorrei sentire invece adesso con interesse, estremo interesse, Fausto, che ci chiama da Urbino. Va bene, buonasera. Buonasera. Allora, io chiamavo, visto che parlavo per Fano, me la ricordo, Fano sia di Urbino, però Fano me la ricordo più di Urbino. Purtroppo la mia vita, gran parte della mia vita è ancora Fano, se non altro nei vostri ospedali. Con tanti vostri ospedali anche a scuole di Fano, io ho 55 anni oggi, il vostro ospedale anche a scuole di Fano mi ha creduto ricoverato da età di 5 anni a 50 anni. Ma non per dire che la mia amica, purtroppo la mica da invalido, che non vivo a Manaco. Sono stato da voi in istituto, io stavo ai CIF, e devo dire Fano, perché Fano? A parte quello, avete un ospedale che è uno dei più morti ospedali al mondo. Non perché io sia stato curato da tanti anni, ma perché l'ospedale è stato. E sarei contento, non solo come un giurbino, come uno che mi ha fatto una vita, che quell'ospedale, visto che per fare un ospedale unico, rimanesse quello che è, con tutte le criticità che ho avuto nei tempi passati. Bene, grazie. Allora, Fausto, io la saluto e la ringrazio. Fausto ha semplicemente fatto un elogio alla città di Fano, chiaramente, e ha detto che Fano è una città molto bella e che purtroppo ha dovuto far ricorso anche all'ospedale di Fano, che in particolare vorrebbe che rimanesse lì così com'è e non venisse smantellato per essere trasferito o portato altrove. Quindi grazie
Aveva sì, ha avuto problemi con il figlio, cioè. Per questo è dovuto venire a Fano in ospedale e quindi ecco, lo ringraziamo. Grazie a Fausto che ci segue da Urbino. Allora, siamo in chiusura, dicevo, per quanto riguarda allora questo discorso dell'accattonaggio, ci siamo capiti, io sono in chiusura, e questa signora ci segnala per esempio che questa mattina il parcheggio del Tribunale era pieno di extracomunitari, come sempre, in barba a Pesaro e quindi in barba all'ordinanza di Matteo Ricci. Via Liguria invece, torniamo a Fano, via Liguria è una gruviera, buche dappertutto, vogliamo parlare che nessuno poi rispetta il divieto, per esempio, siamo in via Liguria. Poi hanno rattoppato, quindi siamo all'asfaltatura di Fano 2, l'abbiamo già detto, hanno rattoppato al posto di asfaltare, no, ma lo come faranno, aveva promesso, lo faranno. Però lo faranno. Ponte Murello invece in estate, qui siamo in anticipo, però c'è una gran fila quando si torna dal mare, non è possibile mettere vigili a quell'ora, beh vabbè, adesso ancora siamo a marzo. Comunque quindi... lì c'è da dire questo, Ponte Metauro, scusate, Metauro. No, cosa ho detto? Ponte Murello. No, sto, a proposito... Ponte Murello Lucrezia, non c'entra niente. Ponte Metauro. Ok, diceva? A proposito di viabilità di estate, un'altra zona critica è Torrette, nei pressi del sottopasso davanti alla chiesa di Torrette, dove da tanti anni cercavano di mettere un attraversamento pedonale. Io mi ci sono impegnato quest'anno, mi dicevano circa 23 anni che le varie amministrazioni hanno provato a far mettere l'attraversamento pedonale, perché lì la competenza è di ANAS. Posso annunciare questo con un cauto ottimismo, la prudenza deve essere sempre maestra, perché come si dice non dire gatto finché non l'hai nel sacco, però posso annunciare che ho avuto un incontro con ANAS e ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo per la sicurezza per l'estate, assieme al questore, alle forze dell'ordine, polizia stradale e ANAS, ovviamente con l'amministrazione comunale. Da quella riunione è emersa l'indicazione ad ANAS da parte della prefettura di questo tavolo di predisporre un attraversamento pedonale, ridurre il limite di velocità a 50 in quel tratto. Quindi penso che per la prossima estate avremo ci finalmente... Ci saranno queste strisce pedonali nuove. Sindaco, c'è una telecamera che è l'unica, al cimitero di Rosciano, rotta da vandali, penzolante, che insomma, dovrebbe essere rimessa a posto, quindi magari se lo segna. In qualche modo, rotatoria di Porta Maggiore, il lato verso l'Arco d'Augusto è diventato un parcheggio, nel senso che lì molte macchine si fermano anche se momentaneamente, chi con le quattro è un problema, però c'è tanta gente che si ferma lì alla rotatoria. Dopo siamo fatti male anche noi, bisogna dire la verità. Educazione. Via, non conosco questa via, per cui lasciamo stare. Allora, direi che possiamo fermarci qua. Io volevo chiederle anche altre cose, per esempio di rispondere velocemente alla pista ciclabile che hanno segnalato quelli del Movimento 5 Stelle, Fano Fenile, fatta male, pericolosa. Sì. Allora è chiaro, loro hanno evidenziato l'aspetto sopra il ponte dell'autostrada. Non è che siamo sciocchi e non ce ne rendiamo conto, lì c'è un ricorso alla magistratura nei confronti di società autostrade che ha impedito la realizzazione di quel tratto. Ci siamo incontrati anche circa 20 giorni fa, penso che la prossima settimana è già programmato un incontro tra società autostrade, provincia e comune di Fano per superare questa impasse, dove noi chiederemo il passaggio definitivo di quell'area alla provincia e al comune. Noi ci siamo già resi disponibili a finanziare, le risorse sono già destinate anche per quel tratto. È chiaro che è facile criticare senza affrontare fino in fondo quelle che sono le problematiche. Quello è un intervento, per carità, non è dei più belli, però è un intervento, una messa in sicurezza della strada. E hanno evidenziato anche una quercia che c'è in mezzo. Dopo, per carità, la pagliuzza si trova sempre. Io penso che nel momento in cui riusciremo a realizzare, io spero di farlo in tempi brevi, insieme al Presidente della Provincia siamo anche assunti la responsabilità di firmare dei provvedimenti forzando anche la mano. Più di questo un sindaco non può fare, quella di mettersi anche nel rischio di prendersi delle denunce, ma sono il primo e l'ho già denunciato anche a società autostrade che avevano bloccato in qualche modo questa,
questo intervento, perché ovviamente chi uscendo dal tratto di pista ciclabile attraversa in bicicletta. Quel breccino invece a me dà un senso di insicurezza terribile, questo sì, breccino però su quell'asfalto. No, ma quello è un metodo che all'inizio crea del breccino, ma poi quello tende ad andare via. Tende ad andare via in che senso? No, adesso è una procedura, non è quell'asfalto classico che si fa sulle strade, è fatto con una procedura. Per esempio, una cosa simile l'abbiamo fatta su una strada. E i primi tempi ci furono lamentele, ma è proprio è un metodo, adesso mi sfugge il nome tecnico, non sono un tecnico, però rispetto a come era prima è tutta un'altra cosa. E su quello rivendico anche un impegno, perché se in provincia in quel periodo non ci fossimo stati io, Rossi e Minardi, perché bisogna dire le cose per quel che sono, quell'opera non si sarebbe mai realizzata. Sembra una vita fa, come erano i nomi, il trittico, com'era? Però è stato uno dei periodi, forse uno dei pochi periodi, che la provincia ha avuto un'attenzione particolare verso Fano. E se ne sono già scordati subito, perché ho visto anche gli ultimi interventi, insomma non è... Poi inevitabilmente quando ci sono rappresentanze più forti di determinati territori l'attenzione si rivolge più su quelli. Bene, direi che per questa sera, cari telespettatori, abbiamo parlato lungo e largo. Se mi permettete un'altra cosa che vorrei dire, perché questo siamo in chiusura, sì, velocissimo. Beh, un'altra notizia importantissima, finalmente siamo arrivati alla fusione di ASET, delle due anche ASET. Questa, quindi pochi avremo ci credevano. Sconti in bolletta dappertutto adesso. Non sarà proprio così. Qual è il beneficio? Beh, il beneficio è che ci sarà una razionalizzazione nella organizzazione e nella gestione della società. Per quello che riguarda le tariffe sui rifiuti e sull'acqua, non li definisce l'amministrazione, li definisce l'ATO per quello che riguarda le tariffe dell'acqua, e tiene conto anche degli investimenti che si fanno. Per arrivare ad un risparmio vero sulle tariffe dei rifiuti è quando riusciremo a fare un impianto per l'organico, che oggi porta una spesa di circa 1,5 milioni per portarlo nella zona di Ravenna. Allora, quando, e questo è uno degli obiettivi che noi su cui puntiamo insieme a Traset e Marche Multiservizi, un impianto provinciale che tenga conto anche dei servizi che possono offrire anche alla provincia di Ancona, perché sono impianti che richiedono una certa mole di lavoro, lì veramente si avrebbe un risparmio, perché quel 1,5 milioni si ridurrebbe e lì riusciremmo ad avere, dopo aver ottimizzato l'investimento, avremmo risparmi significativi, perché quel 1,5 milioni si ridurrebbe sicuramente di 800-900 mila euro. 800-900 mila euro, quasi 1 milione ripartito per tutte le famiglie e per tutto quello che pagano la Tari, diventerebbe un risparmio significativo. Ed è uno degli obiettivi che noi ci siamo dati anche politicamente tra i ragionamenti che vanno fatti a carattere provinciale, ma devo dire che anche dall'altra parte c'è una sensibilità verso questo obiettivo. Bene, grazie al sindaco di Fano Massimo Seri. L'altra cosa, e concludo, non ne voglio approfittare. Se ne sta approfittando però, Siccome domani inizio una nuova iniziativa simpatica, leggera, a un aperitivo con il sindaco. Offre lei. Facciamo alla romana la fanese. Ci sarà una piccola cosa che offriamo noi, ma ovviamente io non mi posso permettere, non posso farlo con le risorse giustamente dell'amministrazione. Non me lo permetterei mai, non posso permettermelo di farlo personalmente, perché diventerebbe una spesa importante, però qualcosina ci sarà, ed è, dicevo, un modo leggero per chi vuole fare una chiacchierata, porre anche delle questioni senza doverlo fare magari. Quindi dov'è questo appuntamento? Alle domani, 18, domani è alla pasticceria Le Terrazze e ne farò diversi nella città, quindi chi è interessato a un'attività, un bar, una pasticceria che vuole organizzarli, io sono a disposizione. Ovviamente non posso farlo tutti i giovedì perché non riuscirei, poi vediamo anche se c'è attenzione, dicevo, un modo leggero per parlare della nostra città, per scambiare due parole, è un'occasione utile per il sindaco, ma è anche utile, penso, per quei cittadini che vogliono farlo, per scambiare delle opinioni, dare dei suggerimenti, rivolgere delle critiche, quelle non mancano mai.
e quindi vediamo. Noi stasera le offriamo invece la crostata che ha fatto la Cristiana, adesso ce la porta come facciamo noi tutti, voi non lo sapete, ma noi alla fine, dopo il programma, c'è sempre una fetta di crostata che la Cristiana ci porta, è la nostra assistente. Grazie anche alla regia di Matteo Valcucci, la mamma di Cristiana. La mamma di Cristiana, giustamente. Allora, noi ci fermiamo qua, grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 in diretta per Occhio ai Giornali. Arrivederci. Buonasera a tutti.